Bene, è una settimana dunque che sarà caratterizzata da tanti eventi di politica estera. Questi eventi di politica estera si aprono simbolicamente con la presenza del primo ministro del Giappone e presidente del G7 per il 2016. Noi vogliamo, insieme ai nostri amici giapponesi, dare un messaggio che la politica mondiale è in grado di orientare la crescita, di investire sul futuro. E lo facciamo, grati al sindaco Nardella e a tutte le realtà istituzionali, da questa città dove, di cui tante volte ho parlato al primo ministro Abe, tante volte ti ho persino dato noia, Shinzo, a parlare della bellezza di Firenze. Oggi sono felice di poterti offrire insieme alle nostre mogli un piccolo momento di pranzo nella sala degli elementi e poi cammineremo insieme nel corridoio vasariano, cammineremo insieme, entreremo agli Uffizi, alla Galleria degli Uffizi, cammineremo insieme con la delegazione al corridoio vasariano, usciremo a Palazzo Pitti, segno evidente che i nostri paesi non hanno soltanto in comune la volontà di partnership economica, ma anche la cooperazione culturale. In questo momento in cui l'Italia sta investendo tanto sulla politica estera, la tua presenza per noi è davvero di elemento di grande gioia. Grazie dunque, arigato e benvenuta a tutta la delegazione.